Lento e Diano, taglio abusivi di alberi e sequestro PC per giochi d'azzardo, i controlli di forestale e carabinieri. Riforma BCC a Bologna un convegno sul tema della riforma e del futuro, presente la banca Montepruno. Padula ieri convegno sui nuovi principi contabili OIC promosso da BCC di Buonabitacolo e ordine dei dottori commercialisti di Sala Consilina. Sassano, quinta edizione del premio Orchidea d'argento, premiati Carlo Verna e Anna Maria Chiariello. Calcio, ultimo atto della stagione, domani playoff di prima e terza categoria. Buonasera e bentrovati a questa edizione serale con l'informazione di Unonusa. Apriamo con la cronaca. Il personale del corpo forestale dello Stato ha scoperto nei comuni di Camerota e Rocca d'Aspide il taglio abusivo di numerosi alberi ricadenti su terreni demaniali e privati in zone di particolare valenza naturalistica, sottoposte a vincolo idrogeologico nonché ricadenti nel perimetro dell'area protetta del Parco Nazionale Civile. Lento, Vallo di Diano e Alburni. Nell'ambito dei servizi di vigilanza ambientale e controllo del territorio finalizzati a preservare e difendere il patrimonio boschivo, il personale del Corpo Forestale dello Stato ha scoperto nei comuni di Camerota e Roccadaspide il taglio abusivo di numerosi alberi ricadenti su terreni demaniali e private in zone di particolare valenza naturale sottoposta a vincolo idrogeologico nonché ricadenti nel perimetro dell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il comando della stazione forestale di San Giovanni a Piro ha rilevato all'interno di una proprietà boscata privata la presenza di una ditta boschiva intenta ad eseguire operazioni culturali di taglio ed esbosco di materiale legnoso. Le indagini condotte hanno consentito di accertare che le attività di taglio e utilizzazione boschiva venivano eseguite in carenza delle necessarie autorizzazioni dell'ente delegato. Infatti il taglio veniva eseguito in completa assenza di di autorizzazione della comunità montana competente per territorio e in difformità e in contrasto a quanto stabilito nella nulla osta rilasciato dall'ente parco. Accertato l'abuso, le giube verdi denunciavano a piede libero la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, il titolare della ditta boschiva. Il comando della stazione forestale di Capaccio, in località Noce di Vreglia, in agro di Roccadaspite, ha riscontrato il taglio abusivo da parte di Igno, Noti di circa 150 piante di alto fusto in un complesso boscato molto vasto di proprietà comunale, tutta la legna da ardere di circa 700 quintali, in parte già depezzata e pronta per essere trafugata, è stata sequestrata e data in custodia al comune. Le indagini proseguono al fine di ricostruire e trovare utili elementi per assicurare alla giustizia i responsabili dello scempio. In entrambi i casi, le segnalazioni sono giunte al corpo forestale da privati cittadini a testimonianza di una sinergia vincente tra cittadinanza e istituzione. e forze dell'ordine in azione su tutto il territorio per effettuare attività di controllo gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Sala Consilina al comando dell'ispettore Rufino Tortora hanno notato un'auto un'utilitaria sospetta lungo la Salerno Reggio Calabria intimato l'alta all'autista questi non si ferma così dopo un brevissimo inseguimento gli agenti bloccano la vettura al chilometro 80 tra Polla e Atena Lucana. Una volta effettuati i controlli, gli agenti guidati dall'ispettore Tortora capiscono in breve che il motivo della repentina fuga senza fermarsi all'alt da parte dei conducenti è l'autofrutto di un furto. Provedono quindi ad effettuare i dovuti controlli alle tre persone a bordo della stessa che sono risultati tutti di origine straniera. Il primo viene denunciato per ricettazione. Un secondo occupante viene colpito dal foglio di via e il terzo, essendo minorenne, è stato affidato ad una casa famiglia. Proseguono quindi i controlli da parte della Polizia Stradale di Sala Consilina per garantire la sicurezza ai cittadini e proseguono anche i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina su tutto il territorio valdianese. In particolare a Monte San Giacomo sono stati sequestrati PC per giochi con vincite in denaro. Inoltre numerosi controlli e accertamenti sono stati effettuati anche alla circolazione stradale. Continua l'azione dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina finalizzata a garantire la sicurezza sul territorio e la prevenzione dei reati. Ieri sera numerosi controlli su tutta l'area di competenza dei militari con specifici accertamenti all'interno e fuori dei locali. In particolare a Monte San Giacomo i militari della locale stazione hanno effettuato controlli all'interno di un bar con il supporto del personale dell'Agenzia delle Entrate. A seguito verifiche è stato accertato l'esercizio di attività di scommesse senza la prevista autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, chiamata ad autorizzare l'uso e l'installazione di apparecchiature telematiche per giochi con vincite in denaro. A seguito dell'attività di controllo e verifica, i militari hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti del titolare del bar di 22.000 euro. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro e persano a computer utilizzati per l'esercizio delle scommesse e carenti di autorizzazione. I militari della Compagnia di Sala Consilina, al comando del Capitano Emanuele Corda, hanno inoltre seguito controlli sulle strade del territorio. Attività che ha portato all'individuazione di un giovane di sala consilina che a seguito perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana posta sotto sequestro. Al ragazzo è stata ritirata la patente di guida. Controlli alla guida che sono proseguiti durante tutta la notte nei pressi dei locali pubblici con 30 giovani sottoposti all'accertamento etilometrico con esito negativo. In totale nell'ambito dei controlli alla circolazione sono 20 le contravvenzioni elevate per mancato uso della cintura, uso del cellulare alla guida, eccesso di velocità con un decurtamento di punti dalla patente. E intanto i carabinieri della stazione di Sapri hanno denunciato una donna di 32 anni sorpresa alla guida dell'auto senza aver conseguito la patente di guida e con un tasso alcolemico nel sangue ben oltre il consentito. Le segnalazioni pervenute al 112 da parte di alcuni cittadini che hanno visto l'auto procedere a zigzag hanno fatto immediatamente allertare la pattuglia che si è portata nel centro di Tortore dove l'auto senza controllo aveva già danneggiato diverse vetture in sosta. Individuata la donna è stata prontamente fermata evitando così più gravi conseguenze. La 32enne aveva un tasso alcolemico pari a 2,4 grammi al litro. Ricordiamo che il limite massimo consentito è di 0,5 grammi al litro. Andiamo avanti, cambiamo argomento. I timori per la riforma delle BCC sono tanti e soprattutto si temono gravi conseguenze in particolare per il sud Italia che al momento è tra le aree maggiormente interessate dalla crisi economica. Ieri a Bologna il direttore della Banca Montepruno Michele Albanese ha illustrato i rischi e i problemi che una tale riforma comporterebbe nell'ambito di un incontro svolto presso la Emil Banca di Credito Cooperativo. Non si placa il timore che piuttosto si alimenta in totale silenzio relativo alla riforma delle banche di credito cooperativo. Una riforma su cui Banca d'Italia e il governo continuano a lavorare, restando ferma nell'idea di non coinvolgere i responsabili del credito cooperativo. Su tutto il territorio nazionale continuano e si moltiplicano gli incontri per informare cittadinanza e soci delle conseguenze di una riforma che porterebbe ad equiparare le BCC a tutte le altre banche nazionali con i vertici e una sede centrale da cui parte Partono le direttive decisamente decentrate rispetto ai territori marginali e periferici con una sede nazionale. Da questa sede centrale, molto probabilmente a Roma, partirebbero le direttive di gestione delle BCC. A parlare di questo e dei numerosi altri problemi che andrebbero prevalentemente a penalizzare ancora una volta le aree interne e che maggiormente necessitano di sostegno e supporto per l'economia, è stato Michele Albanese, direttore della Banca Montepruno, nell'ultimo incontro svoltosi presso la sede della Emil Banca di Credito Cooperativo a Bologna e organizzato dal Sindacato nazionale dirigenti del Credito Cooperativo. Tema dell'incontro la riforma del credito cooperativo. Quale futuro? Un futuro sicuramente incerto, soprattutto per i territori piccoli e le aree interne dove le banche di credito cooperativo operano con maggiore intensità, dimostrandosi spesso unica fonte di ossigeno per le piccole e medie imprese locali e per le famiglie. Alla presenza degli esponenti del Sina di Credito Cooperativo, il direttore della Banca Montepruno ha avuto modo di esporre e spiegare nel dettaglio il documento presentato in collaborazione con la BCC di Acquara e pubblicato su diverse testate giornalistiche in cui si sottolineano in tre punti le eventuali conseguenze di una riforma così come vuole essere concepita dal Governo. C'è il rischio di diventare sportelli di una grossa banca, non più organismi autonomi e propositivi, diventando, come tutti tutti gli altri istituti di credito e perdendo quindi la peculiarità che ha fatto delle BCC istituti di credito utili nella loro diversità. C'è un rischio ancora maggiore per il Sud Italia che perderebbe anche l'ultimo centro decisionale bancario rimasto, ricordando che tutti i centri decisionali sono situati da Roma in su. Altro che preoccupazione e risoluzione della questione meridionale, il Sud Italia con tale riforma rischierebbe di essere ulteriormente impoverito cancellando il concetto di banca locale, e nessun sostegno economico potrebbe arrivare alle piccole e medie imprese dell'area sud con conseguenti rischi di ulteriori. Impoverimento della zona a discapito di territori già più avvantaggiati. A tutto ciò si aggiunge il concreto rischio di un aumento della disoccupazione, con la creazione di esuberi a seguito dell'emanazione della riforma. Si calcola circa 3.000 unità. Il documento presentato a Bologna dal direttore Albanese, inoltre, propone anche idee di riforma che vadano a meglio intersecarsi e a rendere più funzionale il ruolo del credito cooperativo. Idee che al momento non vengono neanche ascoltate con gli organi decisionali che sembra siano interessati solo a perseguire nelle loro idee di riforma, senza tener conto delle peculiarità delle banche di territorio. Le BCC, si legge nel documento presentato da Montepruno e Aquara, hanno bisogno solo di modificare la propria governance e non il modello di business. Invece assistiamo al varo di una riforma avallata da pochi uomini di vertice del nostro movimento, da coloro i quali dovevano vigilare e non l'hanno fatto, forse dovevano vigilare su loro stessi. I principali obiettivi contabili OIC, organismo italiano contabilità, questo il titolo del convegno che si è svolto ieri a Padula. L'incontro moderato da Raffaele D'Alessio, Presidente della Commissione Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha visto la partecipazione di Gaetano Romanelli, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina e del Consiglio. Il consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Raffaele Marcello, presente anche il direttore della BCC di Bonabitacolo Angelo De Luca in rappresentanza dell'istituto di credito che ha promosso questa iniziativa, ma ascoltiamo le interviste realizzate ieri a margine dell'incontro. Eh, oggi è un giorno importante perché si riunisce insomma, il Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti sui nuovi principi contabili delle società di capitali. È un aspetto assolutamente importante e prioritario perché dopo Basilea, e con la crisi che c'è stata, noi guardiamo l'aspetto da un punto di vista bancario e bancariamente per noi nel valutare il metodo creditizio... È importantissimo che all'aspetto qualitativo, che una volta aveva un ruolo assolutamente preeminente, ci sia anche quello quantitativo, quindi dei bilanci, situazione patrimoniale, conto economico e redditività. Quindi nella valutazione del cliente quello che era una volta un'incidenza notevole dell'aspetto della conoscenza, oggi diciamo è al secondo piano e si va verso più un aspetto tecnico di sopportabilità un affidamento bancario. Quindi oggi vedremo i nuovi principi della società di capitale che per noi sono estremamente importanti perché i commercialisti più che commercialisti consulenti debbono dare delle indicazioni precise a fare dei bilanci sempre più trasparenti e sempre più bancari. L'argomento è altamente specialistico, siamo uh, al alla... I principi contabili all'esame dei principi contabili nazionali e in particolare all'esame degli aggiornamenti che hanno portato, eh, si sono avuti eh, dal 1 gennaio 2015, in vigore dal 1 gennaio 2015, sui principi contabili nazionali, sostanzialmente sui principi che attengono alla formazione del bilancio e, e quindi all'iscrizione delle poste nel bilancio. Oggi è un eh, convegno di alta formazione, molto specialistico, interviene eh, il consiglio nazionale, eh, professore Raffaele Marcellino che ci farà l'onore, tra l'altro Presidente della Commissione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ci farà l'onore e il piacere di illustrare le novità che attengono a questa materia, fondamentale per ogni collega che volesse avvicinarsi alla stesura di un bilancio. Tenere conto di regole che sono condivise e di principi che attengono alla valutazione eh, e quindi indicarli in ogni relazione ma anche nel proprio lavoro e tenerli fronte come, proprio come una eh, stella cometa della, della, della formazione del bilancio è fondamentale, conoscerli nella loro natura e nel loro eh, aggiornamento è ancora eh, una secondo me priorità per chiunque operi in questo settore. L'evento di oggi rientra in un calendario allargato nazionale che il Consiglio Nazionale sta portando avanti affinché i colleghi possano in maniera chiara approcciare quelli che sono i nuovi principi contabili nazionali. Qui l'organismo italiano di contabilità ha intervenuto in maniera chiara e ha dato una nuova formula a queste raccomandazioni contabili e noi stiamo tentando sul territorio di far comprendere ai colleghi, se mai ve ne fosse bisogno, l'importanza di ricorrere ai principi contabili nella predisposizione dei bilanci. Tutto questo chiaramente deve fare in modo che il commercialista abbia un punto di riferimento che è costituito dalle nuove raccomandazioni contabili che eh, da un punto di vista anche visivo si presentano in maniera più fruibile rispetto ai precedenti ed è questa la vera novità e tra l'altro si avvicinano sempre di più agli standard setter internazionali. Da questo punto di vista l'Italia risponde in maniera concreta a quelle che sono le sollecitazioni europee. E questa mattina la quinta edizione del premio Orchidea d'Argento a Sassano, un evento quest'anno realizzato in concomitanza con il corso di formazione dei giornalisti. Sul tema il giornalismo e l'antimafia, promosso dall'Ordine dei giornalisti della Campania, che ha visto la presenza del giudice antimafia Catello Maresca, del giornalista Edoardo Scotti e del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Nel corso della mattinata sono stati anche consegnati i premi Orchidea d'argento, quest'anno assegnati al giornalista Rai Carlo Verna e ad Anna Maria Chiariello, giornalista Mediaset. Si è svolta questa mattina presso l'aula consigliare del Comune di Sassano, la quinta edizione del premio Orchidea d'Argento. I premiati di quest'anno sono il giornalista Rai Carlo Verna e la giornalista Mediaset Anna Maria Chiariello. Una edizione siamo alla quinta del premio Orchidea d'Argento che troverà e vede la partecipazione anche del giudice antimafia Catello Maresca. Il premio Orchidea d'argento ormai prende sempre più piede, annovera ogni anno personaggi illustri del panorama del giornalismo italiano e a fare, come di consueto gli onori di casa in questa manifestazione, il sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino. Beh, devo dire che ormai con la quinta edizione del premio giornalista Orchidea stiamo stiamo diventando importanti da un punto di vista proprio del, del ruolo di questo premio che ha nel panorama nazionale. Oggi e quest'anno c'è stato questo ulteriore riconoscimento da parte dell'Ordine dei giornalisti della Campania con il presidente Ottavio Lucarelli, che eh, ha organizzato qui in contemporanea appunto un corso di formazione particolarmente sentito e importante sul tema del, della giustizia e dell'antimafia. E ogni anno, effettivamente, ormai a, a cresce, cresce l'attesa e cresce. Anche il, il ruolo del premio giornalistico Orchide d'argento Quest'anno i due giornalisti premiati sono Carlo Verna della Rai, eh, che è il, il vicepresidente delle TGR del Sud, e Anna Maria Chieriello, inviata di, del TG5, quindi di Mediaset. Sono due eh, giornalisti che sono eh, contraddistinti e distinti, soprattutto per, la loro grande, eh, equi, per il loro equilibrio per la loro capacità. e il messaggio che noi vogliamo lanciare, soprattutto ai tanti giovani che ti affacciano al giornalismo, perché io lo ripeto sempre: oggi è anche il modo per dire grazie a coloro che. Che con sacrifici fanno il giornalismo nel nostro territorio. Perché io ritengo e penso che il ruolo di chi oggi si occupa di questo lavoro per il Vallo di Diano, per, per il Cilento, per il Golfo di Policastro, per la zona sud soprattutto di Salerno, c'è cioè zone un pochino più eh, che hanno una, una serie di difficoltà, è importante invece valorizzarle, è importante veicolare i messaggi giusti, ma è importante veicolare anche le tante importanti iniziative che si fanno. Quindi oggi è anche un modo per dire grazie ai nostri giornalisti ed è un modo per dire ai nostri giovani ci sono dei modelli come Carlo Verna, come Anna Maria Chirillo, come Edoardo Scott che oggi sarà qui con noi, come Ottavio Lucarelli che devono rappresentare per i più giovani innanzitutto uno simolo e un punto di riferimento. Questo è l'obiettivo della giornata di oggi ed è bello poter far interagire i nostri giovani giornalisti con dei giornalisti ormai affermati che occupano dei ruoli importanti a livello nazionale. Questo è il senso del premio giornalistico Orchide d'Argento ed è un modo anche per far capire sempre di più che Sassano è il paese delle orchidee e d'altra parte ci siamo ispirati alle nostre orchidee proprio per la consegna e la realizzazione di questo premio. E ascoltiamo ora invece le interviste realizzate questa mattina in occasione del premio Orchidea d'argento al presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e a uno dei premiati di questa edizione 2015 Carlo Verna. Danosa l'ordine, benissimo, infatti mi piace moltissimo questa tua definizione. Noi abbiamo messo assieme diciamo, due eccellenze, innanzitutto l'eccellenza, il Vallo di Diano, Sassano, il premio. Il premio Orchidea che è un'idea nata alcuni anni fa su iniziativa del sindaco Tommaso Bellino che ha coinvolto dal primo momento l'ordine dei giornalisti della Campania e siccome appunto dall'anno scorso per legge dobbiamo organizzare e devo dire i colleghi l'hanno trasformato da obbligo in piacere questi corsi di formazione che facciamo in tutta la Campania non c'era migliore occasione per accoppiare il premio orchidea d'Argento ad un costo, di, un costo di formazione e di aggiornamento professionale, non è il primo che facciamo nel, nel Vallo di Diano. Già l'anno scorso ne abbiamo organizzato una a dicembre, altri corsi sono stati organizzati nel Vallo, però è, diciamo, oggi è chiaro che l'accoppiamento, corso, corso, corso di aggiornamento, premi Orchidea d'argento veramente insomma, dà lustro al nostro ordine, possiamo dirlo, ecco, dà lustro a tutti gli iscritti del Vallo, ma anche un po' di tutta, tutta la campagna, è un appuntamento importante. Vengono colleghi anche da altre regioni oggi. Sono naturalmente molto contento di questa opportunità che mi è data questo territorio, un territorio che ho amato, ho apprezzato e amato soprattutto negli ultimi anni, quando ho in qualche modo, io sono sempre stato in costiera amalfitana perché per questioni di vicinanza a Napoli, eh, tendevo ad andare nelle località dove mio padre da ragazzino mi portava da una quindicina d'anni ho scoperto questo territorio in particolare spesso vado a Scario un po' di Scario e di lì in qualche modo mi dilungo in questi luoghi bellissimi la Valle delle Orchidee, io credo che questo discorso della Valle delle Orchidee debba essere sviluppato e più volte noi come eh, TGR Campania ne abbiamo parlato, dovremmo farlo di più, ci sono delle località qui in Cilento che meritano di essere valorizzate. Questo è un discorso che noi come stampa dobbiamo fare. Abbiamo anche la responsabilità di promuovere un territorio. Dobbiamo raccontare, naturalmente, anche le cose che non vanno, no? ma eh, dobbiamo anche lumeggiare le cose positive. Beh, le cose che non vanno, se parliamo dei territori campani, mh, parlavo prima anche con altri colleghi, eh, qui c'è proprio la, la, la situazione delle contraddizioni. Qui siamo in un territorio incontaminato, dove domina l'ambiente, dove c'è quasi il record in campania degli ultracentenari. E però la campania è anche il territorio della Terra dei Fuochi, ci sono delle problematiche che sono eh, in ogni caso da affrontare, mi fa piacere che eh, mi ritrovi in un contesto di questo genere proprio all'indomani di un'enciclica di Papa Francesco che tratta i temi dell'ambiente, quindi credo che questi saranno temi eh, importanti da trattare e da seguire. Restiamo a Sassano perché da lunedì 22 giugno nuova apertura di elettromeccanica Pacello che si trasferirà nella nuova e più ampliata sede di Silla di Sassano ubicata nella locale zona industriale. Si implementano i servizi offerti, oltre al servizio di meccanica ed elettronica l'esperienza e la qualità sarà messa a disposizione dei clienti anche per le attività di gommista e climatizzazione. Riconosciuto punto pro auto service, gruppo Auto E elettromeccanica Pacello di Giovanni Pacello metterà a disposizione della propria clientela anche area informazione con una reception e la disponibilità di conoscere i servizi di cui è possibile usufruire in uno spazio più vasto. Resterà comunque operativo per le prossime settimane il centro, al momento ubicato a Trinità di Sala Consilina adiacente al supermercato Quadrifoglio, in attesa del trasferimento definitivo dell'attività a Silla di Sassano. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG. Ieri il Centro Sociale Don Bosco di Polla è stato un luogo di incontro per presentare e prepararsi al meglio al pellegrinaggio in Terra Santa in programma dal 20 al 27 agosto. L'incontro è stato organizzato dal responsabile ufficio diocesano per la pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, Don Paolo Longo, ed ha visto la presenza del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro. Monsignor Antonio De Luca ed è responsabile dell'opera Pellegrinaggi di Napoli il dottor Mario Russo Cirillo. La diocesi di Teggiano Policastro si prepara al pellegrinaggio in Terra Santa. Ieri, presso il Centro Sociale Don Bosco, i partecipanti al viaggio che si terrà dal 20 al 27 agosto, hanno presenziato ad un incontro con il vescovo Monsignor Antonio De Luca per prepararsi al meglio ad una sette giorni in cui saranno ripercorsi i luoghi più importanti della vita di Gesù e della sacra sua famiglia. Nazareth, Betlemme, ma anche le rive del fiume Giordano, senza dimenticare il Santo Sepolcro. Un un percorso che farà rivivere, attimo per attimo, passo per passo, i diversi punti di riferimento del Vangelo, passando anche per le aree dove fu manifestata la divinità di Gesù con i miracoli come cana. Toccare con mano e vivere con intensità i luoghi simbolo della vita cristiana, ma essere preparati e coscienti dell'importanza del pellegrinaggio. Ieri, presso il Centro Sociale Don Bosco, il responsabile di Opera Pellegrinaggio Italiana, dottor Mario Russo Cirillo, ha illustrato nel dettaglio come sarà articolato la settimana di pellegrinaggio in terra santa e quali saranno i luoghi che verranno visitati. Noi intraprenderemo questo cammino di fede verso la terra di Gesù. È sempre un'emozione particolare quella di recarsi alle radici della nostra fede. Quindi per noi pellegrini è un vivere un momento di spiritualità forte che faremo negli otto giorni di permanenza in terra santa. Partiremo da Napoli e ritorneremo a Napoli con un aereo speciale e per gli otto giorni visiteremo la Terra Santa nelle sue regioni della, eh, della Galilea, della Samaria e della Giudea. Percorreremo proprio il nostro andare verso Dio eh, sulle orme di Gesù, eh, nei luoghi dove eh, la parola si è fatta carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Quindi noi eh, cercheremo di, di percorrere e di passare dei giorni eh, di preghiera e, e di spiritualità, proprio per cercare di realizzare questo, questo momento di, di fede e di incontro con il Signore. Monsignor Antonio De Luca invece si è soffermato in particolare sul senso spirituale della visita in Terra Santa e dell'importanza che i luoghi che ci si reca a visitare rappresentano per i fedeli. Nella prospettiva cristiana eh, il pellegrinaggio racchiude un po' la parabola della vita. L siamo uomini in cammino, l'uomo viator è un uomo di speranza e quindi il pellegrinaggio ci fa prendere consapevolezza di questa precarietà ma anche di questa certezza, sapere da dove veniamo, verso dove andiamo, perché camminiamo. L'incontro dei popoli, la riconciliazione, la pace e il Vangelo che diventi progetto di vita. Domani sera, in occasione dell'inaugurazione di Piazza Domenico Pica a Sant'Arsenio, si terrà l'ultima serata della trasmissione televisiva Angolo in Musica, ideata e realizzata dall'associazione Due Volti della Luna, presieduta da Gerardo Costa, con il maestro Francesco Rizzo di Maratea Web Radio e Vittoria Benvenga. L'evento musicale che vedrà l'esibizione di giovani cantanti del territorio sarà presentato da Velia Imparato e Gerardo Costa con la partecipazione di Pietro Cusati. Special guest star della serata Enzo Guariglia nel corso della serata inoltre si terrà la cerimonia di premiazione per i vincitori delle serate svoltesi nei locali del territorio durante la stagione invernale. Andiamo avanti, occupiamoci delle prossime vacanze perché solo il 31% degli italiani trascorre almeno una settimana di vacanza lontano da casa. Sono questi i dati emersi da un'indagine di Feder Consumatori. La crisi economica lascia preferire per le vacanze i classici fine settimana. Un'indagine condotta dall'Osservatorio nazionale Feder Consumatori ha rilevato che soltanto il 31% degli italiani, cioè poco più di 18 milioni e mezzo di persone, andrà in vacanza quest'estate, restando lontano da casa almeno per una settimana. Questo risultato è stato estrapolato sulla base di un campione statistico composto da famiglie residenti in tutta Italia, sia nei piccoli centri che nelle grandi città, analizzando anche i primi i dati sull'andamento di giugno. Si conferma, spiegano i consumatori, purtroppo la forte contrazione della domanda turistica iniziate in questi anni. Basti pensare che il numero di cittadini che vanno in vacanza è passato dai circa 30 milioni nel 2008 ai poco più del 18 milioni e mezzo di persone stimati nel 2015. I pochi che partiranno lo faranno soprattutto all'insegna del risparmio cercando lo spazio. Presso amici e parenti, nonché avventurandosi nelle sperimentazioni di formule innovative come lo scambio di casa. Molti proseguono i consumatori, preferiranno invece le vacanze mordi e fuci con soggiorni sempre più brevi. Le tendenze, in questo senso, sono soprattutto orientato verso le capitali europee o esperienze e percorsi enogastronomici. Emerge in tal senso, sempre più chiaro: il contrasto con il 10% le famiglie molto benestanti che sceglieranno mete di lusso. Un andamento drammatico soprattutto se si pensa che il turismo è un settore chiave per l'economia del nostro paese. Il rilancio di tale comparto rappresenta un'enorme opportunità di crescita occupazionale e di sviluppo, dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lanutti. Per questo è fondamentale favorire il miglioramento dell'offerta turistica in Italia ed avviare di pari passo un serio piano di di lancio del potere d'acquisto delle famiglie. E ora passiamo al calcio, finali di playoff nei campionati di prima e terza categoria nel fine settimana, quindi si gioca l'ultimo atto del calcio giocato. Mentre molte squadre lavorano già in vista della prossima stagione annunciando allenatori, giocatori e staff, altre squadre, sono poche, sono ancora impegnate nei playoff della stagione sportiva 2014-2015. Domani pomeriggio andranno in scena gli ultimi atti dei campionati di prima e terza categoria. I playoff di prima categoria saranno importanti ma non decisivi, visto che la FIGC ha disposto la riserva di priorità assoluta per le quattro società perdenti ad essere così ammesse al prossimo campionato di promozione. Le gare tutte in programma domani alle 16:30 vedranno di fronte Real Reano Il Pino Onved Coperchi Rinascita San Giovannese Quarto Grad. Taverola Vigor Castellabate, Taurano, Centro Storico, Salerno. In base alla classifica pubblicata sul comunicato di giovedì 18 giugno quindi, per le seconde classificate del girone G e del girone H, rispettivamente Centro Storico, Salerno e Vigor Castellabate, solo match esterni. Sarà necessario vincere perché se permane il pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità vincerà lo spareggio la squadra di casa. Anche nel campionato di terza categoria provincia di Salerno siamo all'ultimo atto della stagione. Gli incroci dei sei gironi sono San Marzano Cava United, Sporting Pontecagnano Atletico Campagna, Atletico Saracena, Sporting Battipaglia, Sicignano Santa Maria delle Grazie, Rutino Joy New Mass San Nicola Calcio. In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà anche qui con i tempi supplementari e in caso dovesse persistere il pareggio non si procederà ai tiri di rigore ma risulterà vincente la squadra di casa in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. E questo era l'ultimo servizio di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica.